Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Maglia vintage oggi del Milan, stagione 2015-2016. L'era del Condor, l'anno che arrivò Bacca. Anche perché la maglia di Higuain, ragazzi, l'ho messa talmente tante volte che mi piace portare qualcosa di diverso. Per questo pronostico d'Europa League tra Betis e Milan è andata malissimo l'andata, è andata veramente male. 2-1. Non parlo di pronostico, parlo della realtà. 2-1. Partita giocata male, sottovalutata, e il Milan l'ha presa lì. Speriamo che oggi vada meglio sia in campo che in campo virtuale, insomma. Detto questo, non ho messo pronostici perché, come sapete, sempre non ho messo sondaggi perché, come sapete, per il Milan e per la nazionale italiana, mai sondaggi. Sempre io seguo il cuore in quel caso lì. Ok, quindi andiamo a sistemare la formazione che è un po' complicata, che c'è già da spostarci al 4-4-2 in linea. Partiamo già dal portiere, Reina, intanto 33. Ho sempre fatto giocare Reina, tre pronostici, questo è il terzo dove si usa il Milan. Ho sempre fatto giocare Reina perché uno più forte di Donnarumma e due è il portiere dell'Europa League e quindi giocherà lui. Calabria è infortunato, giocherà Bate, meglio 78, Calabria è 77. Poi Musacchio non sta giocando bene, quindi giocherà Zapata 78. Il Romagnoli che è 84, ragazzi, dopo due gol. A sinistra Rodriguez comunque. Poi Suso. A destra Biglia è infortunato, quindi giocherà Bonaventura con Kessié. E Laxalt a sinistra. Davanti Higuain che dovrebbe recuperare e Cutrone. Vi dico già che i tre ad entrare saranno Castillejo, Bakayoko e Çalhanoğlu. Portiamo comunque anche Musacchio in panchina, che non si sa. Detto questo, Estadio Benito Villamarín di Siviglia. In realtà abbiamo già giocato un pronostico lì e fu quello di Spagna-Inghilterra, finito 0-0 il pronostico. In realtà poi la partita è finita diversamente, quindi abbiamo già insomma un po' assaporato l'atmosfera di quello stadio alle 21. Poi giocheremo noi rossoneri con la maglia nera, perché di solito Milan, quando fai trasferte con squadre di due colori strani, di solito mette sempre il nero, per esempio bianco celeste, bianco verde, bianco rosso. Quando c'è il bianco di mezzo, di solito Milan mette la maglia nera e risolve tutti i problemi. Lopez, Francis, Mandi, Bartra, Sidney, Firpo, Lo Celso, Carvalho, Guardado, Sanabria e Loren. In campo Saint-Étienne è l'allenatore 4, no, 5-3-2, difesa 5 addirittura. Ma infatti mancava uno, Bartra centrale. E sarà dura ragazzi, sarà molto dura. Noi abbiamo portato Casillas, Bakayoko, Çalhanoğlu, Musacchio, Caldara, Calabria e Donnarumma in panchina. Attacca Caldara e Calabria, andrebbero portati, però vabbè. Siamo veramente, veramente distrutti dagli infortuni, però bisogna fare con quel che sia, ragazzi, bisogna fare con quel che sia. Il Milan tornerà anche sabato, col pronostico di domenica, che c'è Milan-Juventus, e speriamo che lì rientrino più pezzi, ma io la vedo molto dura. Ormai siamo in difetto per via degli infortuni. Caldara, diciamo che non ha ancora giocato, però rientra tra 3 mesi. Magari se fosse stato bene, sarebbe potuto rientrare anche ora a dicembre. Entrare a dicembre a fare parte della formazione titolare, abituandosi alla difesa a 4, ma così non sarà. Va bene, ragazzi, va bene. Pallone d'oro che finisce per premiare quasi sempre gli attaccanti possa essere in qualche modo svecchiata. Una soluzione potrebbe essere Giocheremo con assegnare in realtà qualche migliore con Hank giocatore Merlin. in ogni ruolo Però e vabbè, si ragazzi, farebbe vabbè. giustizia Real ormai Betis e Milan, speriamo con la che loro pur straordinaria fili carriera in una possano maniera uscire dal accettabile. cielo. Oddio. Rispetto a come è andata, ci si Laxalt potrebbe aspettare di tutto. Suso sulla sinistra. cerca il Suso. traversone, pallone Non va. spazzato via bene dalla.
Attenzione a Loren. 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 Vabbè. Calcio d'angolo per il Betis dopo 7 minuti. Battuto corto. Mette fuori benissimo. Frank e sì, che lo confondo con Zapata perché... I colori, le sfumature sono quelle. Però insomma un gioca da una parte, un gioca dall'altra però. Ora siamo tutti dietro. Siamo tutti lì. Palla per Higuain. Higuain! Dai, Gonzalo, non puoi farmi questi tiracci. Ma dai. La tua esperienza... Oddio, ne ha sbagliati diversi, Però. Con le esperienze che hai... Ho paura molto di William Carvalho. Ho molta paura di lui, perché... Centrocampista titolare del Portogallo, io ci ho paura, se permettete. Perché non sono... Il bene, cioè, non sono il Real Madrid, ma sono il Milan, quindi devo avere paura. Laxalt, 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 Paul Lopez. Bellissima questa palla per l'ex Genoa. Peccato che il tiro non è il suo forte. Probabilmente Çalhanoğlu l'avrebbe fatto, probabilmente Çalhanoğlu non avrebbe neanche corso così. Lasciandosi dietro tutti i difensori bianco-verdi. Attenzione a Loren, esce male Reina. Quasi si scontra con Zapata, però si riparte con Suso, con Suso, con Suso, con Suso. Per Cutrone, Cutrone, Cutrone. Buona Ventura, Ventura, Ventura. E c'è questa veramente cosa FIFA 18 che... FIFA 19 che... I filtranti, non va. Non va. Buona Ventura! Mamma mia, Lopez. No, sì, Paul Lopez. Pensavo anche io Lopez, vabbè. Paul Lopez cosa ha preso? Difficile da segnare, ma Bonaventura ci stava riuscendo. Calcio d'angolo verso la testa di Higuain. Palla al lato, palla al lato. Ancora vicini al gol. Gol che non arriva. Ma mi sembra di aver già capito come si indirizzerà questa partita. Ho questo sentore, ho questo sentore. Veramente, ragazzi. Ho il sentore che... Probabilmente il Betis farà un tiro in porta e troverà il gol. Me lo sento. Me lo sento Firpo dentro. Rodriguez, bravissimo. Bravissimo, beh. Intervento alla sua portata. Però per esaltarlo un pochino. Paolo Riccardino. Questo tanto non è fallo. Tiro! Diagonale, si allunga Reina. Fa rimanere lì perché FIFA va a scatti ancora Reina. Sarà... Buggato FIFA! Oh Gesù, speriamo non mi faccia il taglio, diciamo, di bug. Nella clip, Higuain! Adesso arriva il momento che il Milan gioca male e prende l'imbarcata adesso, me lo sento. Se Higuain non riesce a stoppare una palla, vuol dire che adesso si prende l'imbarcata. Si prende l'imbarcata. Me lo sento. William Carvalho, Lo Celso, brava Abate. Guarda Laxalt solo come un cane. Laxalt. Attenzione perché sarà caccia del gol del vantaggio. Perché tira col sinistro? Perché ti... È anche destro Laxalt. È quello il problema, che Laxalt è pure destro. Niente, tira col sinistro. Va bene, non tira col piede di rientro. Non è che devi crossare. Caro Diego. Speriamo di andare a riposo in pareggio, cosa che potrebbe non accadere. E invece accade, e invece accade. 47 minuti di gioco, 0-0, partita che meritava assolutamente il Milan. Tiri in porta 2-1 per i rossoneri. Neanche poi tanti. Però ragazzi, ricomincia il problema che assale il Milan, ovvero non riesce a fare gol. Andiamo a vedere il Milan vero. Questo Milan si deve svegliare con Higuain. Higuain, Suso, 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 non calcia, non calcia nessuno. E neanche le palle raggiungono i diretti interessati. Bonaventura, 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 Bonaventura. Cutrone, non c'è spazio, che sì. Bonaventura, traversa. La classica traversa che ogni partita il Milan deve colpire. Palo traversa, incrocio quel che è ovviamente, Ancora Bonaventura. Ci prova per la terza volta. Il tiro non entra neanche in area. Buono a mettere dietro Higuain per Suso. Cutrone.
Bonaventura. Bonaventura. Paul Lopez. Terzo tentativo di Bonaventura da lì fuori. Palla che non accenna a entrare. Laxalt. Destro. Angolo, sì. Fuori Cutrone, dentro Castiglieco. Ha due punte, su FIFA funziona male. Però a Castiglieco, se mai poi prende il posto di Laxalt. Come sottolineato anche dal boato del pubblico. Castiglieco è fatto bene di fare. È fatto bene. Bola, bola dentro dall'angolo verso Higuain. Gonzalo. Higuain. 1-0, 62esimo. Che palla di Bonaventura e che stacco di Higuain. Ora, è vero che è un giocatore della mia squadra, dovrei conoscerlo, però non credo che Higuain abbia fatto tanti gol di testa su calcio d'angolo in carriera. Ma teniamolo per buono, questo vantaggio meritato e sofferto dopo 62 minuti. Fa l'effetto Castiglieco, che ne so. Almeno adesso sui contropiedi, cosa che adesso proveremo a fare, c'è qualcuno che là davanti, verso la porta ci va. Bonaventura per Laxalt. Ancora l'uguaiano. Bonaventura! Ancora Paul Lopez, che sta facendo veramente una partita bellissima. Bellissima la partita del portiere, terzo portiere della Spagna. Higuain! Chiede troppo, veramente troppo. Adesso aspettiamo che rinvii, così non me lo fa subito. Secondo cambio del secondo tempo, entrerà Bakayoko per perché sì. Per ora sono coerente con i cambi che ho annunciato nel pre-partita, insomma, prima di iniziare. Poi non so se ci sarà bisogno di mettere un difensore o qualcosa. Comunque siamo in vantaggio con una squadra che ha difesa 5 e diciamo è mezzo onore. E comunque le difese a 5 su FIFA sono difficili da battere, chiedere all'Inghilterra per dettagli più rilevanti. Laxalt verso Higuain, non va ancora il cross dell'Uruguayo, allora riparte Sanabria. Ovviamente lì con le dietro, Sterza, Garcia. Abate, che palla che ha dato Suso. Abate, falciato, non è assolutamente rigore, Abate a terra, no. Non voglio metterlo Calabria. Va bene. Solo che anche lì tu premi per crossare e maledettamente non... Cioè, arriva il difensore, Laxalt a giro. Niente da fare ovviamente. Ancora Suso. Cioè, occasioni veramente nitide. Tiri di Bonaventura che uccidono in sostanza se qualcuno si sovrapponesse nel mezzo. Però abbiamo segnato come contro il Manchester con Juventus il gol più difficile. Se ne affirpo, mette fuori. Non so se Romagnoli o Rodriguez sponda, riparte. Bonaventura per Higuain. Ancora per ora il match winner. Higuain e Castiglieco per Bonaventura. Non vanno i filtranti a FIFA 19. Non vanno i filtranti. Se la si prende gol, ti picchio. Meno male la palla esce. Difesa oltranza, ultra difensiva ce l'ho già. Laxalt, Bonaventura per Castiglieco. Altro filtrante sbagliato. Sinistro, c'è angolo. Non sale il portiere. Vediamo di difendere, purtroppo Suso non è tanto alto. Mette fuori Bonaventura. Fischia. 1-0, risultato che ci sta. Sarei molto contento fosse così, sarebbe la quarta vittoria di fila. Con tutte e quattro di un gol di scarto, 3-2, 2-1, 2-0, 3-2, 2-1, 1-0, 1-0. Ma andrebbe bene. Tre tentativi di Higuain, un gol, come sempre, la risolve lui. A parte che il derby l'ha risolto Bonaventura. Il 4-4-2 secondo me a FIFA ha molti limiti, che tipo Cutrone e Castiglieco non hanno visto palla tutta la partita. Però il risultato, Milan si è portato a casa con un'ottima
solidità difensiva. E adesso voglio, insomma, vedere un po' lo score del quanto. 8 tiri a 2, tra l'altro. 8 tentativi e un gol solo, però vabbè. Tentativi, tiri in porta. Dopo andrò a vedere lo score, ma è talmente tanti pronostici che non si prende gol. Perché. Eh sì. Ora non mi ricordo precisamente, però. Negli ultimi tre non l'abbiamo preso né contro Arsenal Liverpool, né, cioè, né in Arsenal Liverpool, né in Juventus United, né adesso abbiamo preso gol. E poi guardando più addietro, sì, l'ultimo gol che si è preso è preso dalla Roma. In Napoli Roma. Detto questo, ragazzi, io vi lascio, lasciate like e iscrivetevi al canale che per me, come sapete, è sempre molto importante. Ci vediamo questo fine settimana che dovrebbero arrivarne 4 di pronostici, 4 dovrebbero arrivare. Però, ragazzi. Sempre vediamo il tempo che ho, ve l'ho spiegato nel video scorso. Sicuramente Juventus Milan arriverà, quello quasi sicuro. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione. Lasciate like e iscrivetevi, non lo dimenticate.